Siamo nel retro della Basilica di San Francesco di Arezzo per un motivo, perché incontriamo Filippo Nibbi a due giorni dalla morte di Andreotti, che ha creato tanti, diciamo, tante diatribe, tante lodi, ma anche tante, come me, tante persone che hanno detto che non sembrava qualcosa di positivo. Ora, siccome Filippo è un poeta oltre che un filosofo e riesce a sintetizzare le cose in maniera egregia, ha preso l'Andreotti che per creare lavoro al sud ha fatto anche dei... Aumentava il debito pubblico. Sì, ha fatto dei... A dismisura, no? Quindi oggi, per esempio, se la prendo per questo debito con i politici d'oggi, hanno anche ragione, però... C'è gente che spara e sbaglia, invece di sparare ai politici che spara ai carabinieri. Sarebbe come Arezzo, che c'era l'uomo d'oro, no Arezzo? Ricordi l'uomo d'oro che sì. Stava tutto d'oro? Uno invece che fa una rapina in banca, rapisce l'uomo d'oro. Oppure, come è capitato a me, che vedi io prendo il sole, ma lo prendo in Val di Chiana. Allora l'altro giorno mi capita qui all'angolo, due, quando c'è la fiera antiquaria, mi si avvicinano. Testo, non l'ha mica preso qui, eh. Dico, no, ai tropici, vergogna, ha detto un altro, dico. Okay. Qui non si può fare più niente. Comunque il sole ne ha preso anche troppo da piccino. Anche da piccino. Che ti hanno asciutto molto. Però questa è veramente fantastica. Allora, questo manifesto si vede, penso, Rita, nonostante il cellophane per il tempo, Basilicata si intitola, quindi da qui il dietro della Basilica. Ed è un'analisi in aretino bellissima. Le pianto e il basilico. Pianto. Io non sapevo manco che era morto. Guarda, ti devo fare i complimenti perché è veramente una... Questa della prossima volta. La prossima volta. E allora, la prossima volta con Filippo Nibbi e le sue nebbie.